Un cuculo stava sulla betulla, proprio a nord della casa, e strillava. Aveva una voce così potente che da principio ho creduto che fosse un cantante d'opera che faceva l'imitazione di un cuculo. Stupito guardai l'uccello, le piume della coda si muovevano su e giù a ogni nota, come il manico di una bomba. L'uccello saltellava con le zampe unite, si girava e strillava ai quattro venti. Poi si alzò e volò brontolando sopra la casa e via lontano a occidente. L'estate invecchia e tutto si confonde in un unico malinconico mormorio. Il Cuculus Canonus ritorna ai tropici. Il suo tempo in Svezia è finito, non è stato lungo. In realtà il cuculo è un cittadino dello Zaire. Io non sono più tanto appassionato dei viaggi, ma il viaggio mi viene a trovare. Ora che vengo spinto sempre di più in un angolo, mentre aumentano i cerchi che segnano gli anni, mentre ho bisogno degli occhiali per leggere. Succede molto di più di quello che possiamo sopportare. Non c'è nulla di cui stupirsi, nulla. Questi pensieri mi trasportano fedeli, come Susie e Chuma trasportarono la mummia di Livingstone attraverso l'Africa.